Pallavolo e dintorni. Buongiorno, buongiorno anche al presidente dell'Invicta Edil Fox Sol Caffè, Andrea Galoppi. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti. Allora, eccoci qua a commentare una sconfitta della formazione grossetana a Modena. Era una partita molto importante, da dentro fuori probabilmente, con la sconfitta per 3-1 dite definitivamente addio ai playoff, presidente, o c'è sempre questo piccolo barlume di speranza? Ma la matematica ancora non ci condanna, come si dice in questi casi, quindi un po' di speranza ce l'abbiamo perlomeno di rientrare in gioco. È oggettivamente molto difficile, che questo ci imporrebbe nelle prossime, nelle restanti 5 partite che a noi mancano per la fine del campionato, ci imporrebbe di non perdere più neanche una partita e dover sperare che gli altri facessero più di un passo falso, insomma, quindi oggettivamente è una cosa molto difficile. Comunque noi, come è giusto che sia nello sport, ci vogliamo provare fino all'ultimo, chiaramente. Beh, questo ci mancherebbe, anche perché naturalmente l'entusiasmo non manca. Ci poteva stare una sconfitta a Modena, arrivata diciamo con una partita, almeno a quello che dice l'allenatore, molto nervosa e con alcuni anche errori macroscopici. Poi però anche gli arbitri che ci hanno messo un po' del suo, no? Sì, in effetti la partita è andata così, che la partita potesse, come poi in realtà è stata, una partita molto nervosa, vista la posta al palio, era scontato. Da parte nostra c'è un po' il rammario, quello di aver fatto sicuramente una buona partita e di non aver raccolto soprattutto quanto seminato. È un po' per dei meriti nostri, perché poi è giusto dare le giuste proporzioni a tutto, anche per dei meriti nostri, in alcuni frangenti non siamo stati, come dire, cinici e magari focalizzati all'obiettivo come dovevamo essere. Certo è che comunque, soprattutto io, non mi scordo che nei momenti decisivi per noi, perché gli arbitri sono stati, mi permetto di dire, inadeguati per la partita, perché hanno fatto molti errori sia a favore nostro che a favore, e quindi sfavore e conseguenza anche degli altri, che ha sbagliato anche per Modena. La cosa penalizzante per noi nella pallavolo, essendo uno sport di situazione, non è un errore farlo sul due pari, non è la stessa cosa farlo sul 21 pari. Certo. Quindi quello che ci ha penalizzato a noi, che a noi gli altri ci hanno penalizzato alla fine del secondo e del quarto set, che ci hanno un po' condannato, è inutile negarlo, fermo restando che ci sono anche delle responsabilità nostre all'interno comunque di una buona partita. Comunque io, che noi facevamo una buona prestazione, ne ero sicuro, ero altrettanto sicuro che anche gli altri la facessero, perché era una squadra dotata di atleti di sicuro valore. Ne è venuta fuori una bella partita, per chi l'ha vista sicuramente è stata una bella partita. Ti ripeto, il rammarico di non aver raccolto qualcosa in più, questo sicuramente. Senza dubbio una stagione molto, anzi piuttosto equilibrata, a parte Massa, mi pare che ci siano state, ci sono squadre che si stanno dando battaglia sportiva naturalmente, in un campionato che in almeno 3-4 complessi collettivi è un campionato abbastanza equilibrato, dove spesso non mancano belle partite, risultati clamorosi, risultati di misura, insomma anche un campionato di evidentemente grande interesse, o no? Sì, no, questo sicuramente, ma non solo per quello che riguarda, chiaramente per le prime posizioni, per la classifica delle prime posizioni, ma anche le squadre che stanno diciamo nella parte bassa della classifica non sono arrendevoli, tutte le squadre, questo è un campionato nuovo, quindi comunque tutte le squadre hanno giocatori che, se trovati in giornata di grazia, possono mettere in difficoltà. E questo discorso vale anche per la partita che giocheremo infatti. E che giochiamo una squadra che occupa la penultima posizione, ma che ce lo ricordiamo bene anche della partita all'andata, dove abbiamo vinto 3-1, dove abbiamo anche rischiato di andare al quinto, perché anche questa squadra qui è formata da giocatori giovani, ma ce ne sono un paio di sicuro valore che
positiva si possono mettere in difficoltà. Ecco, a proposito della partita, è naturalmente importante non perdere ulteriore terreno, come dicevi all'inizio della nostra intervista, da qui in avanti per le prossime, almeno per le prossime 5 partite, l'obiettivo è naturalmente sempre la vittoria, evidentemente. No, quello sicuramente, a prescindere da quello che potrebbe, che ripeto, molto difficile che accada, ma quello che potrebbe essere per il discorso playoff. Quello lo dobbiamo anche a noi stessi, insomma, noi come società, la squadra e i ragazzi sanno benissimo, anche loro vogliono la stessa cosa e vogliamo una società. Quello comunque ora in questo momento siamo terzi e vorremmo difendere perlomeno questo terzo posto, e comunque per una squadra come la nostra è sicuramente un risultato di prestigio, che comunque vorrei far notare che è il medesimo risultato che si che abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto un campionato al di sopra delle vostre possibilità, ma neanche delle nostre possibilità, comunque un campionato molto, ha fatto molto bene il campionato, arrivando poi terzi a quarti, nel senso terzi a pari meglio, però che differenza 7 quarti, e poi abbiamo avuto il prolungamento playoff che ci hanno dato, come dire, hanno nobilitato un po' l'annata, no? Quest'anno proprio per la riforma dei campionati i playoff sono stati ristretti alle prime due formazioni, e quindi siamo tagliati, per adesso siamo tagliati fuori, ma non per questo insomma abbiamo fatto un brutto campionato, anzi abbiamo ringiovanito la squadra, abbiamo dato più spazio ai nostri ragazzi facendone giocare tre del nostro settore giovanile, insomma provenienti del nostro settore giovanile, quindi facendo qualche scelta coraggiosa in più, tutto sommato abbiamo mantenuto lo stesso livello che abbiamo in campionato, che abbiamo tenuto l'anno scorso, quindi sotto questo aspetto è sicuramente una stagione positiva. Bene, Andrea, io ti ringrazio molto. Allora, vogliamo dare l'appuntamento per domenica al Palazzetto dello Sport di Viale Atleti Azzurri d'Italia, perché insomma comunque stare vicino alla squadra è importante anche domenica. Senz'altro, questo sicuramente, speriamo che nonostante insomma ecco la partita persa a tavola, diciamo l'appeal non di primissimo livello della squadra che andiamo a incontrare, speriamo che comunque ci sia un buon seguito di pubblico. Grazie tante, e per i nostri ascoltatori l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie Andrea. Domani Sport, tutto.